Ciao a tutti! Oh, eccoci qua. Nell'ultimo video che avevo messo, che parlavo un po' dei miei esordi in questo fantastico mondo da camionista, era l'82, l'ho già detto tutto nel video precedente. E avevo lasciato un piccolo particolare, vabbè, che non è importante. Comunque, non avendo ancora, quando io, diciamo, ho preso la patente da militare, no? Ho preso la DE per esigenze dei servizi che facevo in caserma ai tempi. Poi quando venne a casa mi la declassarono in D, non avevo più la E, poi l'ho fatta io a scuola guida. E non avendo ancora 21 anni, a quel momento là ho dovuto sostenere il KC per guidare. Prima dei 21 anni ho fatto il KC, non lo so se ora esiste ancora questa cosa qui. Ai tempi mia, quando, diciamo, sono partito io, era l'82, fine 82, inizio 83, insomma, lì siamo lì. Non avevo ancora 21 anni, infatti sulla patente, quando mi dettero la E, che era di stoffa, non la patente, c'era la dicitura non valida per la categoria E fino all'età di 21 anni, fino al compimento dei 21 anni. Allora, per poter guidare il camion prima, anche perché io c'avevo un lavoro, ho fatto qui, c'era questo KC. Il KC era una sorta di tesserino, anche quello in stoffa, tipo la patente rosa, e sopra c'era tutte le normative. Il fatto che, non avendo ancora 21 anni, praticamente mi abilitava alla guida di auto articolati, autotreni, bilici, insomma, i camion. E questo era riguardante il video precedente. Avevo lasciato questa spiegazione per il fatto che non avevo ancora 21 anni e già ero su un camion, con questa cosa qui sono montato sul camion prima dei 21 anni. All'inizio ho compiuto da poco 20 anni, o mancava poco a 20 anni. Quindi a quel momento lì c'era questa cosa qui. Ora qui volevo parlavo un attimo dei tachigrafi, no? La storia di questi tachigrafi, uno spauracchio per la categoria, per il camionista, no? È sempre stato un po' il tachigrafo, un po', diciamo, uno strumento penalizzante, no? Per certi versi, per altri no, cioè, per altri anzi, a giorno d'oggi va quasi a favore, specialmente del dipendente. L'autista dipendente, il tachigrafo è quasi un bene con le regole di oggi. Ma quando iniziai io, i tachigrafi erano pochi anni che erano usciti, i tachigrafi, i meccanici, erano stati messi sul camion. Addirittura io avevo un Mercedes 1932 e c'era già il tachigrafo integrato nel cruscotto, ma io ho visto, non l'ho mai guidati, però ho conosciuto i camion a quel momento là. Circolavano sempre camion che i tachigrafi erano stati montati come un elemento aggiunto sul cruscotto, erano stati montati perché era anni prima che iniziasse, era uscita la normativa, e i mezzi che circolavano senza il tachigrafo furono dotati del tachigrafo, quindi fu montato un elemento aggiunto, era montato sul cruscotto da qualche parte. E questi tachigrafi facevano già al tempo niente di meno con quello che fanno tuttora, cioè, oggi sono digitali, il progresso, la tecnologia è andata avanti. Ai tempi erano meccanici e dentro ci andava il famoso dischetto, quello di carta, che c'era il grafico e disegnava tutto, ma come fa del resto ora. I tempi di guida, i martelletti, c'era il lettino, c'era
era da impostare manualmente, c'erano le due rotine, i due pomellini nella parte dove c'era la chiavetta che si apriva per mettere il disco, c'erano due pomellini dove si autista 1, autista 2, dove si metteva la modalità di quello che si stava facendo in quel momento. Però a quel tempo lì non controllavano ore di guida, quello che controllano oggi. A quel tempo lì ti controllavano la velocità, cioè quella cosa che controllavano, ma ti fermavano nella velocità. E già a quel tempo lì se ne studiava di tutte, perché i limitatori non c'erano. I limitatori su camion non c'erano, i limitatori sono stati messi nel 91-92. Cioè io c'avevo, in quel periodo lì c'avevo uno Scania nel 91-92, ora in quegli anni lì io c'avevo uno Scania e il limitatore mi fu montato, non era nato col limitatore quello Scania che guidavo io in quel momento, ci fu montato il limitatore. Quindi a quel momento là non c'erano nemmeno limitatori, figuratevi voi, si andava per quanto ce n'era di velocità, si andava per quanto ce n'era, e quindi la paura in quei periodi là era il verbale per la velocità, c'era il verbale per la velocità, ti fermavano, ti controllavano il disco, c'era un grafico, il disco era un orologio, praticamente sul disco di carta c'era un grafico con tutte le velocità, quindi all'interno c'era uno spillo che correva dentro una guida, più andavi e ti segnava la linea della velocità 40, 80, arrivava fino a 120 il disco, figuriamoci. Quindi già a quei periodi là si inventavano di tutte per bloccare questo spillo, ci si metteva dentro questa guida, ci si metteva dentro le spugnette o qualcuno con l'elastico teneva l'elastico mettendolo al centro del tachigrafo e poi teneva lo spillo che non salisse più di tanto, se ne inventavano di tutti i colori già a quei tempi lì e tutti, alla fine tutti, cioè non ci sono quelli, non c'erano quelli bravi, quelli che invece facevano 50 dove c'era 50, ma anzi in autostrada 120, in autostrada e altro che 90, cioè in autostrada si andava per quanto ce n'era. E lì niente, tutti gli accorgimenti per cercare di non superare la velocità di legge e tutti in quel periodo lì, tutti. Poi dopo chiaramente chi specialmente chi ha vissuto il momento da avere il tachigrafo, da non averlo ad averlo, e tutti si è fatto le magie, non ce ne stati più bravi, siamo più o meno tutti. Poi dopo è quello che alla fine è successo anche dopo con i tachigrafi di oggi, praticamente già il tachigrafo è sempre stato visto come uno strumento di restrizione, no? Che ti limita la libertà, ti limita quello che vorresti fare te, capito? Perché magari prima arrivavi prima in un posto ai tempi della velocità, ora ti ci vuole un po' di più. Ora invece la velocità, da che sono stati messi i limitatori, è quella, cioè sì, puoi andare più forte in discesa se lo lasci scappa giù e superi il limite, ma poi in genere la velocità è sempre quella lì, c'è cioè un limitatore. E quindi poi quando dal 2005, più o meno dal 2005 a memoria mi sembra, è cominciato, perché fino al 2005 si viaggiava tutti da matti, cioè dormivi 2 ore, cioè, non ti controllavano tempi di guida e di riposo, quindi tutti, alla fine tutti, non ce n'è supereroi, tutti, si andava come dannati. Io ho fatto sempre le cisterne fino al 2003 e comunque dal 2003 poi ho fatto, nel 2003 sono entrato poi in una grande azienda sarda, un grande gruppo sardo, la più grossa azienda
sarda che raggruppa varie ditte, varie aziende, sono della solita famiglia però. Allora dal 2003 poi al 2012, no, dal 2003 al 2015, 12 anni l'ho fatto in questa grande azienda, che poi anche lì prossimamente poi racconterò i personaggi e le realtà che poi non conoscevo prima, che ho conosciuto poi con l'azienda sarda. Racconterò poi anche lì i vari spaccati di alcuni personaggi e il vissuto e le azioni di alcune persone che ho conosciuto poi quando sono andato lì, conosciuto così, diciamo giusto di lavoro, non è che io amicizie fra camionisti ce l'ho mai avute, fra camionisti amicizie pochi proprio, ma buone conoscenze, diciamo, non amicizie. Io amicizie fra camionisti non l'ho, diciamo, mai approfondito. Comunque questi 12 anni che ho fatto lì in questa grande azienda sarda, poi in video prossimi racconterò un po' di storie anche lì, poi perché dico un mondo bizzarro, poi se ne parla, un mondo bizzarro, no? Come dicevo qualche video fa. E niente, fino con questi tachigrafi, fino a quel momento lì, anche quando iniziai con la Sardegna nel 2003, arrivavi, ripartivi, eri a Torino che stavi caricando un viaggio, c'avevi già il viaggio del giorno dopo per Verona, quindi arrivavi già tardi, andavi a casa dopo 4 ore, ripartivi e andavi a Verona, facevi il viaggio, perché i viaggi si accavallavano uno all'altro, cioè eri sempre in un posto che caricavi alla sera, magari perché avevi fatto tardi e c'avevi già il programma del giorno dopo, c'avevi un altro viaggio da 700 km, cioè era così. Ecco perché dico, con i tachigrafi di oggi, il sistema che c'è oggi è andato a favorire soprattutto il dipendente, perché il mondo poi dei padroncini, dei trazionisti è un altro mondo, cioè loro vivono le loro problematiche che non viaggiano su binari paralleli con le problematiche del dipendente, cioè, anzi a volte vanno anche, si scontrano anche, no? È come il discorso delle ore, cioè il dipendente se fosse pagato come prevede il contratto, quindi niente trasferta a chilometri, niente trasferta calcolata in altre maniere stravaganti, perché generalmente è così nelle maggior parte delle aziende. Ce n'è anche tantissime che pagano come prevede il contratto, ma anche no. Quindi se uno ci avesse lo stipendio come prevede il contratto del tachigrafo e delle ore, te ne freghi giusto, perché intanto vieni pagato a fasce orarie, non sei a chilometri, perché la trasferta a chilometri e in tanti altri modi stravaganti come fanno tanti, sono tutti metodi fuori legge, sono tutti metodi di calcolo di trasferta fuori legge, che andrebbero anche addirittura denunciati. E quindi questo è, no? Tutti gli altri metodi di calcolo della trasferta sono tutti fuori legge, la trasferta giusta è calcolata a fasce orarie, da 6, 12 ore, 12, 18 ore, 18 ore, 24 ore, per ogni fascia c'è una tariffa, poi c'è la diaria del pernottamento, poi ci sono le varie cose, ora qui non trovo il posto. Poi c'è tutte le varie voci, no? Nel calcolo dello stipendio, però la trasferta, il contratto prevede che sia pagata in fasce orarie e in nessun altro modo, tutti gli altri modi sono tutti fuori legge e alcuni sarebbero anche da denunciare, proprio la trasferta calcolata in chilometri. E quindi niente, il tachigrafo per il dipendente favorisce perché te, anche se sei in un posto e aspetti una giornata, a te
sta lì fino a una certa ora, rientri in una fascia, sta lì e oltre quell'ora sei in un'altra fascia. Le 24 ore mi sembra sono 62-60 euro, un affare del genere. 29 dalle 6 alle 12, 35, vabbè, ora non ho in mente proprio per le cifre, però ci sono le tre fasce, quindi se perdi tempo o sei in un posto te non è che devi fare chilometri per fare lo stipendio, per alzare lo stipendio, la trasferta, te praticamente se sei tu fossi pagato così come prevede la regola, il tachigrafo non ti penalizza. A differenza invece di chi, sia dei padroncini, dei trazionisti e chi è pagato a chilometri. Quindi il tachigrafo per certi versi non penalizza, anzi, i nuovi sistemi con l'avvento del tachigrafo digitale è stato anche un vantaggio per il dipendente, perché te non c'è più che te arrivi e ti dica no, devi ripartire subito perché devi essere domattina alle 5, devi scaricare lì. No, no, alte, io mi fermo perché devo fare 11 ore di pausa. E quando fai la pausa e sei a riposo, non sei tenuto neanche a stare a vigilare il mezzo. Quindi te la mansione è di mettere un mezzo in sicurezza, chiaramente in un parcheggio non abbandonato, però te non sei tenuto a rimanere di guardia al mezzo, te sei libero di andare dove ti pare, te ne vai in un centro commerciale, te ne vai a visitare un paese, te ne vai, cioè te sei libero. Quando te sei in pausa, sei a riposo, te non sei tenuto a guardare il mezzo, te il mezzo lo metti in un parcheggio, lo metti in sicurezza, ma poi te ne puoi andare dove ti pare. E questo è. E quindi i tachigrafi di ora, no, che sento dire, è chiaro, vengono penalizzati per dire padroncini, vengono i trazionisti perché magari hanno le tariffe sempre a chilometro anche loro, cioè è una giungla, il mondo del trasporto è sempre stato così, è sempre stata una giungla, e quindi poi dopo vengono tutti i trucchetti. Anche lì, no, dal passaggio del tachigrafo analogico a quello digitale è stata un po', ma più che altro dall'avvento poi del controllo scrupoloso delle ore di guida e di riposo, è stato vissuto un po' all'inizio come un'ulteriore restrizione, quindi anche lì tutti, non ce ne sono campioni. All'inizio tutti hanno messo calamite, se le sono inventate in tutte le maniere. Poi, man mano, specialmente chi ha iniziato e ha trovato già questo mondo così, con questi tachigrafi e queste normative, ma non l'ha fatto perché è entrato, era già così, quindi si è abituato a questo modo di lavorare. Ma specialmente chi era da anni con l'avvento di questo tachigrafo digitale e poi del controllo, e poi successivamente del controllo, ma neanche successivamente, insomma, il periodo era bello lì, già dall'analogico, comunque poi siamo passati dopo poco al digitale, e abbiamo vissuto questo trapasso di norme, e tutti si è fatto le magie, cioè inutile fare i fenomeni. No, io magari far vedere il tachigrafo, firmare le ore calcolate fatte fino al minuto, cioè, e dopo poi ci siamo adeguati per forza, perché poi quando hai preso un morsino con un bel verbalino, poi dopo arrivano anche dall'ispettorato del lavoro, che lì poi racconterò anche questo particolare, perché i verbali poi arrivano anche dall'ispettorato del lavoro, perché l'ispettorato del lavoro fa i controlli in sede, e qui poi vi racconterò. Comunque, quando poi ci siamo adeguati tutti, ma all'inizio è un c'è da fa maestri e i fenomeni. All'inizio abbiamo fatto tutti le magie, o per rientrare a casa, o perché ti mancava per 20 minuti, non caricavi più o caricavi la mattina dopo. Allora tutti abbiamo fatto le magie. Qualcuno ci ha lasciato lo zampino, a qualcuno gli è andata bene, a qualcuno gli è andata male. Io ho conoscenze molto ravvicinate, dove ha buttato via 5.000 euro perché è stato preso con la calamita, e
le è costata alla fine del giochino 5.000 euro. Oltretutto si è preso anche l'addebito, lavoravo giusto in questa proprietà di questa famiglia, la più grande azienda in Sardegna. È stato beccato un mio collega e gli hanno anche addebitato il mancato viaggio quel giorno lì, perché la polizia l'ha fatto ritornare indietro da dove era arrivato e c'aveva la calamita. Quindi tutti abbiamo fatto le magie, non ce ne sono fenomeni, inutile far vedere poi i tachigrafi, fa vedere il rispetto delle regole, ma si è fatto tutti, bisogna essere umili e dire che era così, è andata così. Comunque, prossimamente, poi parlerò appunto nei vari racconti che farò, parlerò anche dell'esperienza 12 anni in questa grande azienda sarda, della Sardegna. E lì, fino a che facevo le cisterne, non avevo incontrato personaggi così come ho incontrato quando ho fatto la Sardegna, e i comportamenti di certi personaggi che sembrano molto altruisti, no? Quando ragionano, invece poi i comportamenti fatti che ho conosciuto, che ho visto, conosciuto quando ho fatto questi 12 anni col lavoro sardo. E poi comunque, andando avanti, racconto un po' degli spaccati e di certi tipi e di certi personaggi e del loro operato e del loro comportamento. E racconterò proprio avanti. Ora vado via, c'ho da andare qui e sono arrivato. Buona giornata! Racconto, poi racconto, ho 39 anni di cose da raccontare, ce ne ho 39, ora sono in pensione da agosto e 2 anni, quindi non ho più da temere nessuno e niente, quindi racconto questi spaccati di mia esperienza, di quello che ho sentito, quello che ho visto, niente di più, cioè non è che quello che ho visto, quello che ho sentito in questi 39 anni, in questo spaccato. Degli spaccati dove specialmente le cose più bizzarre e stravaganti l'ho vista in questi 12 anni che ho lavorato nella ditta sarda. Poi racconto. Ora vi saluto, buona giornata, vi saluto.